6 errori mattutini che ci impediscono di perdere peso. Le abitudini mattutine hanno un peso notevole sulla capacità di perdere peso in modo equilibrato. Potrebbe sembrare un particolare insignificante, tuttavia i primi gesti del giorno sono determinanti per raggiungere un ottimo livello di energia e avere un buon ritmo metabolico. Uno dei motivi che rendono difficoltoso il dimagrimento è una serie di errori che commettiamo al risveglio e che potrebbero annullare i nostri sforzi a tavola e in palestra. Può essere utile, quindi, identificarli e correggerli prima che diventino un ostacolo al nostro obiettivo. Vediamo nel dettaglio i 6 errori principali. Li state commettendo anche voi? Al risveglio è comune sentire il bisogno di dormire 5 minuti in più prima di riuscire ad alzarsi dal letto e sentirsi attivi. In realtà non è un'abitudine favorevole per chi sta cercando di perdere peso, soprattutto se si prolunga oltre questo tempo. Quei minuti utilizzati per dormire di più potrebbero, infatti, essere impiegati per fare una buona colazione o addirittura un po' di esercizio fisico. L'ideale sarebbe svegliarsi un quarto d'ora prima del solito per poter mettere in pratica alcune delle abitudini che ci aiutano a migliorare il ritmo metabolico. Questo, naturalmente, senza nulla togliere a una buona qualità e quantità di sonno, che non deve essere inferiore alle 7 ore giornaliere. Non idratare il corpo. È uno degli errori più frequenti e tra i più dannosi. Durante il riposo notturno, il corpo utilizza liquidi per svolgere molti dei suoi processi, questo è il motivo per cui al risveglio si avverte sempre un certo grado di disidratazione. Il consumo di acqua nelle prime ore del giorno, o meglio appena alzati dal letto, ci aiuta a reidratare il corpo e a sostenerne le funzioni lungo tutta la giornata. I benefici saranno ancora maggiori se all'acqua aggiungete un po' di succo di limone o un'erba depurativa. Non fare una buona colazione. Non dare abbastanza spazio a una buona colazione è uno dei motivi principali che porta una dieta a fallire. Il primo pasto della giornata è fondamentale per il buon funzionamento del metabolismo, oltre che per fornire energia a tutto il corpo. Sostituire una colazione completa solo con caffè e biscotti rallenta il metabolismo e ci impedisce di perdere peso. Stessa situazione quando si salta del tutto, nella convinzione di evitare un bel po' di calorie. Una buona colazione dovrebbe coprire il 25% dell'apporto calorico giornaliero. Dovrebbe comprendere proteine, carboidrati e fibre. È altrettanto importante introdurre antiossidanti e, se possibile, acidi grassi omega 3. Non fare colazione negli orari più indicati. L'orario ha molto a che vedere con i benefici che la colazione apporta al corpo e al metabolismo. Se avete l'abitudine di fare colazione troppo tardi, gli ormoni della fame si attivano in modo incontrollato e probabilmente finite per fare cattive scelte alimentari. Tra le altre cose, posticipare la colazione fa sì che il metabolismo sia più lento nel bruciare grasso e calorie. Consumare spuntini poco sani. Per mantenere il metabolismo attivo e, allo stesso tempo, evitare la stanchezza mattutina, è consigliato uno spuntino a metà mattina. Questi piccoli pasti danno al corpo un extra di energia e di nutrienti, aiutandolo a svolgere le sue funzioni. Il problema è che spesso non sappiamo scegliere gli spuntini più sani e finiamo per ingerire cibi calorici e pieni di additivi. Meglio evitare il consumo di pane, dolci, fritture, bevande caloriche o ricche di panna. L'ideale sarebbe consumare frutta, verdura o una barretta di cereali integrali. Nelle prime ore della giornata lavorativa è normale sentirci un po' sotto pressione, al pensiero di tutte le attività che ci aspettano lungo la giornata. Non riuscire a gestire questa sensazione nel modo corretto può sfociare in una situazione di stress eccessivo e, anche se sembra strano, può boicottare il nostro obiettivo di perdere peso. Quando si è sotto stress, il corpo libera maggiori quantità di cortisolo,
un tipo di ormone che interagisce non solo sullo stato d'animo, ma anche sul metabolismo. L'esposizione continua a questo ormone è collegata a una maggiore tendenza ad accumulare grasso addominale. State commettendo uno di questi errori? Se non riuscite a perdere peso e vi identificate in una di queste abitudini, correggetela quanto prima. La pratica di abitudini sane, soprattutto quanto a dieta e attività fisica, è il modo migliore per ottenere risultati rapidi e permanenti.